Immagini spettacolari, format innovativo e una narrazione saltata da video girati esclusivamente con un drone, amplificando le bellezze della penisola con una scenografica visuale dall'alto. È il mix di successo proposto dalla trasmissione Il Bel Paese, l'Italia in volo, che torna con la seconda serie su Marco Polo e realizzato con la collaborazione dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e che andrà in onda dal 14 ottobre. Continua la nostra collaborazione con Marco Polo, un importante momento per mettere in mostra il bello dell'Italia, grazie a questa trasmissione che riesce veramente a mostrare un lato un po' più particolare del nostro territorio, grazie ai nostri volontari che riescono a far scoprire dei punti nascosti, dei luoghi inaccessibili e dare allo spettatore la possibilità di vedere il proprio luogo sotto un altro aspetto. Custodi e divulgatori delle bellezze dei singoli territori, i volontari delle Pro Loco Umpli hanno guidato la troupe di Marco Polo alla scoperta dei tesori e delle straordinarie bellezze che ogni angolo d'Italia cela. Marco Polo, che ha questa capacità di raccontare capillarmente il territorio, non poteva non avere un accordo, una collaborazione con le Pro Loco d'Italia, che sono così capillarmente diffuse, così attive sul territorio. Sono importantissime perché ci supportano, ci aiutano a trovare i posti più belli, a raccontare l'Italia più interessante, più bella. Così come le Pro Loco sanno fare, ovviamente, perché la raccontano sempre con le migliaia di iniziative che hanno sul territorio tutti i giorni, tutto l'anno. Nella prima parte della produzione sono state girate 20 puntate dedicate ad altrettante località di mare di Liguria, Sardegna e Calabria per esaltare l'estate. Le prossime saranno poi dedicate ai colori autunnali e alla neve. Per la Calabria, protagonisti di questa edizione, sei comuni del Tirreno: Bagnara, Tropea, Amantea e Campora San Giovanni e poi Diamante e Belvedere Marittimo. Logistiche e indicazioni redazionali hanno decretato la scelta, ma l'impegno delle Pro Loco non si ferma. Da evidenziare senza dubbio la scelta vincente di puntare su nuovi canali di promozione e comunicazione, così da permettere anche in realtà più piccole e poco conosciute vetrine di rilievo. Altre iniziative sono già in corso. Questa prima parte sono state riprese i territori che si affacciano sul Tirreno Cosentino e sul Tirreno in generale, ma allo stesso tempo riprenderà successivamente quella che è tutta la regione Calabria, tutta la Calabria che appunto è rappresentata da diverse peculiarità e specificità. Da quel patrimonio anche ambientale naturalistico che è rappresentato dai parchi nazionali a quelli che possono essere, le particolarità che portano a destagionalizzare. Quindi su questo punto questo progetto è un progetto interessante, importante, che può veramente esaltare i luoghi, ma allo stesso tempo ne deve qualificare sempre di più quella che è la conformazione geografica dei luoghi con tutto il patrimonio culturale immateriale.